Ancora una vertenza di lavoro, ci troviamo dinanzi alla sede dell'acquedotto pugliese, precisamente in viale Virgilio a Taranto. Scioperare questa mattina una trentina di lavoratori in tutto, due ditte che gravitano nell'appalto di AQP, ambito 8 e ambito 9, che chiedono insomma la erogazione, quella puntuale, come giusto che sia, degli stipendi. Com'è i sindacalisti, chi naturalmente sta seguendo questa vertenza? Parliamo con Tiziana Marini, che rappresenta i lavoratori dell'ambito 8. Dunque, che cosa possiamo dire? Soprattutto le richieste che sono state avanzate per creare insomma quelle opportunità, non solo di sviluppo, ma quella certezza del posto di lavoro e soprattutto dello stipendio. Allora, sicuramente non è la prima volta che ci ritroviamo qua davanti all'acquedotto pugliese a manifestare, perché il ritardo nell'erogazione delle retribuzioni è ormai consuetudine per questa azienda. Quindi noi siamo qui chiaramente a scioperare perché ci sono due retribuzioni che non sono state ancora erogate ai lavoratori. E capite bene qualche disperazione c'è tra i lavoratori stessi e le loro famiglie, che non possono basarsi nemmeno sul minimo sostentamento. Noi siamo qui non soltanto per questo, ma anche per lanciare un grido d'allarme alla Regione Puglia, perché la Regione Puglia è unico socio dell'acquedotto pugliese e l'acquedotto pugliese non garantisce assolutamente alla fine dell'appalto la salvaguardia dell'occupazione di questi lavoratori. Abbiamo chiesto un incontro alla Regione Puglia proprio per metterli davanti a questa responsabilità dei dipendenti, che poi alla fine sono loro dipendenti, essendo delle loro aziende appaltate, in base a quella che è la legge regionale, che prevede appunto per gli enti pubblici la salvaguardia di tutte le maestranze. Se rimaniamo in attesa di questo incontro, se non ci sarà, noi siamo pronti ancora una volta a manifestare anche sotto la Regione Puglia. Ma vogliamo ricordare che tipo di attività svolgono all'interno dell'acquedotto pugliese queste due ditte? Sì, questi lavoratori svolgono attività di manutenzione della rete idrica e fognaria, sono lavoratori che ogni giorno quindi sono sul cantiere, affrontano la loro attività. Per quanto riguarda la ditta d'Agostino, fa parte dell'ambito 9, il problema è ancora più grave perché stiamo parlando addirittura di quasi 8 mensilità che loro non percepiscono. È una situazione inaccettabile, non si può andare avanti così. Chiediamo risposte all'acquedotto in relazione al controllo, alla verifica sugli appalti, chiediamo risposte soprattutto, come si diceva prima, all'istituzione regionale, perché questa situazione non si verifichi e non prosegua in questo stato di cose, che genera delle difficoltà enormi per questi lavoratori.